Le imprese, facendo leva sull'innovazione tecnologica, possono essere sempre più protagoniste di importanti cambiamenti. Potranno, o meglio, sapranno esserlo anche nel nostro territorio, riuscendo a dare competitività alla nostra economia, a questo mercato del lavoro? La Camera di Commercio di Vibo Valentia ha girato questo interrogativo agli attori del possibile sviluppo, mettendo a confronto esperti ed operatori di settore per ragionare su processi, strategie e benefici della cosiddetta quarta rivoluzione industriale che è già in atto. Qual è la situazione imprenditoriale in questo territorio? La situazione imprenditoriale è un po' come la maggior parte d'Italia, è diciamo, costituita soprattutto da aziende di piccole dimensioni, in particolare nella provincia di Vibo, ma in Calabria in generale le imprese hanno una dimensione molto piccola, tant'è che la media dei dipendenti per impresa è di circa 2,5 dipendenti ad impresa, quindi per questo le banche di credito cooperativo sono uno strumento importante per supportare la loro crescita, proprio perché in tante occasioni, diciamo, se non, l'azienda non è strutturata in un certo modo, non si riesce ad avere i parametri adeguati di rating per poter avere quel minimo di accesso al credito che serve per poter lavorare. Mi riferisco soprattutto agli artigiani o ai piccoli commercianti. La realtà aziendale di questo territorio vive le difficoltà tipiche, quindi il sostegno alle imprese diventa fondamentale. Certo, io credo che sia l'associazione Confindustria che io rappresento, sia la Camera di Commercio, ma tutti gli enti devono aiutare le imprese, sostenerle sia nei finanziamenti sia nelle scelte diciamo aziendali. Oggi a livello regionale l'agroalimentare vibonese è il primo della Calabria, con le aziende che apriamo i numeri sono questi e oggi le aziende agroalimentari della provincia di Vibo sono le prime in termini di fatturato e in termini di esportazione all'estero e anche nel mercato italiano. Quindi credo che ancora si può fare di meglio, perché abbiamo dei prodotti tipo il pecorino DOP qui di Monteporo che hanno fatto diciamo da poco, che potrà ancora dare sostegno, la cipolla rossa, l'anduia, lì dobbiamo ancora forzare perché è un prodotto che può essere internazionalizzato ancora di più. Lì abbiamo però molte piccole imprese, credo che quelle piccole imprese devono diventare medie, se diventano medie possono creare anche il bene del vibonese.